piccolo, piccolo. Storia 10, la vittoria è mia, Freezer, la battaglia. Pensavo fosse per me. Sono quasi stato ucciso. Pazzi, nessuno uscirà vivo di qui. Fermati, Freezer. Risatina. Vai. Goku! E Krillin esplodeva. Il fatto che poi permetterà a Goku di diventare un Super Saiyan. Chi è il prossimo? Krillin è morto. La seconda volta, nemmeno le sfere potranno aiutarlo. Tu non lo dimenticherò. Ed ecco qui. Super Saiyan Goku, prima apparizione del Super Saiyan. Adesso sì che ci divertiamo. Cosa? Papà! Gohan, piccolo, ancora vivo. Portalo a casa con Bulma. Ah, andate via prima che io perda. Andate, ora! Che perda, ma era perda la pazienza, vabbè. Sì. Cosa è successo? Ho il controllo. Pensavo che i Saiyan si trasformassero solo in scimmie. Cosa succede? La nave vicina dove sono io apparso. Gohan, se piccolo muore, Dio muore. E tu lo sai che vuol dire. Non ti preoccupare per me. Ti prometto che tornerò. Ma come? Stai tranquillo e non fare chiasso. Va bene. Grazie papà, grazie. Ti aspetterò. Abbi cura di te papà. Gohan portò Piccolo e Bulma alla nave. E poi qualcosa accadde a Namek. Che succede al pianeta? Il ki di Freezer è aumentato. Devo trovare Bulma. Bulma dov'era? Nell'astronave? No, non mi pare così. Cercarla, dove sei Bulma? Dove ti sei nascosta? C'è qualcosa qui. Una rana intrappolata. Muovi questo, sembra sottile. Ehi, è andato. Cos'è questo? Ah, era Ginyu. Versione ranocchio. Sì, ma Bulma? Bulma? Dove ti sei nascosta? Eccola là. Su quell'isolotto. Bulma! Gohan, cosa stavi facendo? Ero spaventato e insieme annoiato. Ho diventato un maschio, Bulma. Spaventata e annoiata. Vabbè. Un terremoto, dov'è Goku? Parleremo dopo. Va bene. Andiamo. Sì, andiamo, tanto. Sbrigati. Wow, il cielo si è oscurato. Come quando apparì il drago. Il pianeta è in pericolo. Presto! Ho dato il mio ki a Piccolo, così non posso correre. Ehi, non essere così imbranato. Cosa? Dove siamo? Cos'è successo? Piccolo, Dende. Sveglia. Va bene, questa è la Terra. Ti dirò cosa è successo prima di rimorire. Guru. Il mio desiderio è stato esaudito dalle sfere della Terra. Volevo che quelli uccisi da Freezer rivivessero. E siamo tornati. Pensavo che Guru dovesse morire. Non rivive chi deve morire. Freezer mi ha accorciato la vita. Posso riportare l'ultima parte. Ritorno del drago, terzo desiderio. Namek ha iniziato a esplodere mentre Freezer attaccava. Ho chiesto a Dende di Rapporunga di portarci via. Tutti tranne Goku e Freezer. Hai lasciato Goku? Hai lasciato Goku? Che vuoi dire? Mio padre sta combattendo. Vuole vendicare Krillin. È avventato. La differenza di potere è grande. Credo voglia morire, allora. Sbagliato, piccolo, mio padre vincerà. Cosa? L'ho visto, è diventato un Super Saiyan. Infatti, eccolo qui. Freezer, andiamo. Vale, ci siamo, eh. Finalmente usiamo il Super Saiyan. Ah, finalmente Goku Super Saiyan, alleluia. Adesso potrà...
Ha gli stessi attacchi però, quindi non ci resta che giocare qui. Goku contro Freezer. Goku Super Saiyan contro Freezer massima potenza, ma in realtà qui Freezer è sempre uguale. Quindi sono piccoli dettagli. Presto di Namek resterà polvere. Io nello spazio ci vivo, tu no. C'è poco tempo, facciamolo. Non è più tempo di barare. Preparati a vedere la mia potenza. Per te è finita, preparati a morire. Movimento subito. E la musichetta è cambiata. Intanto facciamo un po' di movimento, avviciniamoci a Freezer. Attacco, il mio turno. Quindi, già una carta difensiva. Non mancano mai quelle. Da notare che anche la vita di Goku è aumentata, è a 100, era, beh, 95. Quindi la trasformazione aumenta anche la nostra vita, eh. Attacco livello 3. Non facciamo brutte figure adesso che siamo diventati Super Saiyan. Dobbiamo sconfiggerlo con facilità, Freezer. Non dovrei avere difficoltà, questa... Cosa è stato in forma base? Ma adesso Super Saiyan dobbiamo menarlo di brutto. Un'altra carta difensiva, cos'è? Una resistenza. Attacco di livello 3. ABB. Ora si è potenziato la difesa, Freezer. Però sto qui a guardare. Prossimo turno potrei usare il ki, magari lanciare una bella super kamehameha. Allora, sì, un'altra carta difensiva. Ma sì, facciamo il ki, va. Raccogliamo il ki. Mazenko che non ci facciamo nulla. Questo è un attacco di piccolo di Gohan. Forse anche piccolo potevo usare il Mazenko. Sì, sembra di sì. Non mi vorrei sbagliare, però. Allora, è già in alto, quindi se mi avvicino. Poi posso fargli una bella super kamehameha. Vediamo cosa. Se riderà ancora Freezer. Ne è tolta di vita, però non fa niente. Adesso vediamo chi comanda. Tutte le carte difensive, ciò. Tutte le carte di difesa. Allora. Super Kamehameha. Beh, no. Posso anche levarlo una resistenza. Vai. Super Kamehameha. Toh, beccatela tutta, Freezer. Bam. Adesso chi è che comanda, eh? Forse mi aspettavo un po' più di danno, eh. Però va bene lo stesso, dai. Posso ancora fare un attacco di livello 4, preparati. Ho ancora il ki al massimo. Nonostante tutto. Ah, un'altra carta difensiva. Schivare assolutamente la tengo. Leviamo Bulma, va. Le carte supporto in effetti non è che le utilizzi molto io. Però, ogni tanto. Ma questa qui adesso non mi serve. Ho fatto il movimento.
Fatto bene ad aspettare. Non avrebbe mai usato un attacco speciale adesso. Adesso sono meno po'. Ah, mi ha allontanato, eh. Quindi siamo lontani e io posso finalmente attaccare. L'altra carta cos'è? Bomba energetica. No, il pugno, ma. Devo levare una delle due. Pugni, va. Sapevo che ti saresti avvicinato, Freezer. Sicuramente usando resistenza parerei il suo attacco sicuro, almeno. Resistenza, assolutamente. Super spinta. Non è che sei vicinissimo, quindi non mi farai molti danni, eh. Infatti. Questo è andato in vantaggio, eh. Un attacco di livello 4, sì. È pure avvicinato, eh. Cos'altro potrei fare, Freezer? Devo stare attento, eh. Guardia. Attacco di livello 5, va benissimo. Però una tolta di vita con un attacco di livello 5. Raccolgo di nuovo il key e vediamo un po' cosa succede. Esattamente, mi avvicino. Anche lui ha raccolto il key, quindi tenterà con un altro attacco poi. Posso metterti veramente in difficoltà, mio caro, eh. Ce la metto tutta qui. Tutta la mia potenza per te, Freezer. Beccati la mia Genki Dama in Super Saiyan. Tua posizione di difesa, te la becchi tutta. Se non andrai proprio al tappeto. Ho tolto molta vita. Adesso però sono in point. Quindi potrebbe usare un attacco fisico o un attacco energetico. Forse direi fisico. Quindi onda. L'ho azzeccato. T'ho bloccato, mio caro. E adesso è il mio turno. Attacco di livello 4. Si è avvicinato, attenzione. Pericoloso, Freezer. Potrebbe avere ancora energie. Quasi quasi riprovo col Taiyoken ancora, dai, speriamo bene. Sì. Super spinta due volte. E te la blocco due volte, io è andata bene. Se usavo un attacco raggio ero fottuto. Non ho più energie però, eh. Forse dopo sto turno potrei tentare con un attacco raggio, provare a finirlo, però. Non è detto, eh.
Ancora che si avvicina, eh? Non penso che ormai hai energie per fare un altro attacco, eh? Ma infatti. Come posso finirti, Freezer? Quasi quelli con un po' di pugni, toh. Ma con il calcio fisso, cioè. Ti prendo a calci, Freezer. Ciao, ciao. Forse. Sì, finita, dai, toh. Anche se dovessi resistere, non resisterai abbastanza. Finita, dai. Ho vinto, con dei calci. Bye, bye, Freezer. Goku Super Saiyan ha vinto. Ed è pure aumentato di livello. Quindi, quale carte mi daranno? Guru... Ah. Prevegge allora solo questo. Pensavo un po' meglio, è andato un po' male con le carte. Pazienza. Gohan, allora. Si torna nella storia. È una sfera di Namek. Ci sta seguendo sulla Terra. Per me è tempo di morire. Da ora Muri sarà il guru. Le sfere riviveranno. Usatele bene, sì. Muri, auguri. Fa pure rim. Pace per tutti, Namekiani. Guru. Riposa in pace, Guru. Ora ce l'ho. Ti sei fuso con Nail, vero? Krillin è stato ucciso da Freezer? Perché non è resuscitato? Le sfere possono riportare una sola persona per volta. Di quali parli? Le sfere terrestri non possono far rivivere due volte. Ma se non sono destinati a morire... Le sfere di Namek possono ridare la vita più volte. Significa che la sfera di Dende può risuscitare Krillin e Chaot. Grande. Sento la voce di Yamcha. Ehi, sei con il Re Kai ora? Come lo sapevi? E Yamcha? Freezer è sconfitto. Sì! Ma è stato preso nella distruzione di Namek. Se rivivono i morti di Namek ritorneranno nello spazio dove era Namek. Non potrebbero sopravvivere. Pensano di chiamare le anime sulla Terra per farle rivivere. E Vegeta giura che sconfiggerà Goku un giorno. Vegeta insieme ai Namekiani decide di andare nella casa di Bulma finché le sfere non riviveranno. Posso stare nella tua casa, Bulma? Perché? Ho dimenticato di fare i compiti. Quindi mamma... Le sfere di Namek resuscitano in soli 130 giorni. Quindi richiamarono Prolunga. Provarono a far rivivere Krillin e Goku, ma Prolunga disse che Goku era vivo e stava tornando a casa da solo. Krillin e Yamcha tornarono in vita. Dopo 130 giorni, Chao e Tenshin tornarono in vita. I Namekiani se ne andarono, esaudendo l'ultimo desiderio. Presero le loro sfere del drago. Goku dopo un anno tornò a casa. 3 anni dopo il ritorno di Goku, Gohan si allenò con Goku e Piccolo. Provando a fuggire il futuro oscuro predettogli da uno strano ragazzo.